La differenza principale tra Costantino e il suo predecessore Diocleziano si misurò nella gestione della questione dei cristiani. Nel III secolo d.C. i cristiani non erano più una delle tante sette religiose sostanzialmente tollerate dallo Stato, ma una forza dialettica all'interno del sistema sociopolitico romano. Le comunità cristiane erano sempre più diffuse e inglobavano elementi che appartenevano non più soltanto ai ceti urbani medi e medio-bassi, ma anche esponenti di spicco dell'aristocrazia e dell'elite al potere. Inoltre, gli editti di Diocleziano contro i cristiani e la persecuzione che ne seguì furono un errore politico molto grave, perché finirono per rallentare il processo di nascita del nuovo Stato riformato dall'imperatore stesso. Non a caso, i successori di Diocleziano affrontarono il problema cristiano in tutt'altra prospettiva. Già nel 312 d.C., Galerio, divenuto Augusto, emanò un editto che iniziava ufficialmente la politica di tolleranza della religione cristiana da parte del governo imperiale. Riprendendo l'iniziativa di Galerio, Costantino promulgò a Milano nel 313 d.C. il famoso editto di tolleranza, con cui legittimava indirettamente il cristianesimo, stabilendo il diritto di ogni cittadino dell'impero a seguire la religione che voleva senza eccezioni. È evidente che l'editto di tolleranza fu emanato in funzione proprio del cristianesimo, anche se non è presente nel testo definitivo un riferimento esplicito a questa religione. All'editto seguirono tutta una serie di iniziative a favore delle comunità cristiane, finalizzate a privilegiare la Chiesa, pur nell'ambito del rispetto formale della religione pagana. Iniziative che lasciarono tracce profonde e che contribuirono alla cristianizzazione dell'impero.